Sistema tonico posturale. Quali sono gli elementi principali che determinano la nostra postura? La centralina è senza dubbio il nostro sistema nervoso centrale, che riceve ed elabora tutte le informazioni provenienti dall'esterno tramite i nostri recettori. Tra i recettori principali troviamo il recettore podalico, che ci dà informazioni ascendenti provenienti dal terreno, i recettori oculari, che ci danno informazioni sullo spazio circostante, i recettori vestibolari, ovvero quelli che si trovano nell'orecchio interno e ci danno informazioni sull'accelerazione lineare e angolare, e infine i recettori muscolari e tendinei, ovvero i fusi neuromuscolari e gli organi tendinei del Golgi, che danno informazioni costantemente al nostro sistema nervoso centrale sull'allungamento o accorciamento dei nostri muscoli. Ultimi, ma non per importanza, sono il recettore della mandibola, dell'articolazione temporomandibolare, e i muscoli suboccipitali della nuca, che sono in stretta correlazione con l'equilibrio. Perciò ora sapete che quando l'osteopata valuterà la vostra postura dovrà tenere necessariamente in conto di tutti questi elementi, al fine di avere una visione più chiara possibile di quello che è il vostro atteggiamento posturale per andare a correggere eventuali problematiche di sovraccarico funzionale.